Il rapporto del monastero con i malati è molto forte. Per via dell'intercessione, che è il nostro compito principale, la preghiera, e tante situazioni di malattia vengono in contatto col monastero. E una delle cose più belle degli ultimi mesi, credo che lo possano testimoniare le consorelle qui presenti, sono state le messe che abbiamo fatto celebrare per alcuni malati della nostra parrocchia. Alle 7 del mattino vedere la chiesa piena di persone amiche di un malato, venire a pregare con noi. Ecco, già questo dice una partecipazione del monastero al mondo della malattia e della sofferenza. Ma poi la carità. Noi sappiamo che San Benedetto dice che il monastero è una scuola e San Bernardo specifica che il monastero è la scuola della carità. Quindi chi vive in monastero sostanzialmente vuole imparare l'arte della carità, vuole imparare ad amare. E infine la scienza che ci sembra così estranea alla vita del monastero, anche perché pesa un po' una frase di San Paolo: la scienza gonfia, c'è un po' di pericolo nella scienza, la carità invece edifica, e sembra che queste due cose siano in contrapposizione, la scienza che è per gli orgogliosi e la carità che invece è qualcosa di buono. In realtà la scienza è un dono dello Spirito Santo, e quindi è lo stesso Spirito Santo che ci aiuta, come vedremo nella mostra, a metterla veramente sulla strada della carità. E concludo ricordando un sacerdote ambrosiano, ancora vivo, molto dedito ad attività caritative per i poveri, che un giorno mi diceva: mi rendo sempre più conto che la carità è una questione di materia grigia. Cioè bisogna essere intelligenti per fare bene la carità. E allora ecco che una mostra che ci spiega come la scienza, dono dello Spirito Santo, è carità nei confronti del malato, è sicuramente molto ben accolta in monastero, quindi ringrazio a nome di tutte chi l'ha organizzata e chi ce la spiegherà. E mi è particolarmente gradita l'occasione di questa domenica, che in Italia è la giornata per la vita. Quindi offriamo anche un'intenzione particolare nella accoglienza di questa mostra, proprio per la vita in tutte le sue fasi, in tutte le sue forme anche di debolezza e di fragilità. E poi per noi che siamo di rito romano, oggi l'inno alla carità era la seconda lettura della messa, quindi sembra che ci siano tante coincidenze favorevoli, per cui veramente accogliamo con cuore grato questa mostra e soprattutto chi ce la spiega adesso. Grazie. Ringrazio anche l'assessore Luca Costamagna del municipio 3, che ci sostiene sempre con uno slancio. Vuole dire due parole? Vuole salutarci? Buon pomeriggio a tutti. Due parole semplici, una sulla figura di Giancarlo Rastelli, che, se ho capito bene da quello che mi è stato detto in preparazione di questo incontro, è una figura che questo pomeriggio in qualche modo si può solo accennare, talmente era complessa nella sua nel suo interesse per molte discipline, e quindi anche il titolo, come è stato detto poco fa, è effettivamente solo un assaggio. Quindi 49 anni fa, ieri, moriva Giancarlo Rastelli, ma ci sono 40 anni da ancora davanti per recuperare un'intensità che molte volte nelle figure dei medici effettivamente non si vede. Si dice magari: ho incontrato quel medico, è stato bravo, per fortuna che nel mio cammino l'ho incontrato, ma leggere la biografia, in particolare anche mi ha colpito
la sua ricerca di solidarietà per sostenere economicamente i bambini e le persone che dovevano essere curate è sorprendente. Ci sono ancora delle persone così anche oggi, per fortuna, ma questa mostra e questa occasione ci possono aiutare a incoraggiarle e a incoraggiarci a fare bene. E una seconda parola, poi davvero concludo, è per l'associazione Chassepegui, quindi anche per voi, perché io non è che proprio patrocinio facilmente le cose o le sostengo, ma chiedo anche un compito, e il compito che ho affidato all'associazione è quello di rendere Milano prima in classifiche che forse fanno poco notizia. Continuiamo a leggere classifiche in cui Milano è prima sotto tanti punti di vista, sotto tanti aspetti, soprattutto quelli economici, di funzionalità, di sistema, ma poi queste sono classifiche verticali, potremmo dire. C'è invece una dimensione orizzontale molto più importante, che è la ricerca del bene, la ricerca di storie come queste, che certo l'associazione conosce, ma tanti non conoscono, e che vanno invece scoperte e incoraggiate e sostenute. Per cui il compito che io ho affidato all'associazione è quello di aiutarci, almeno nel municipio 3, vediamo se riusciamo a contagiare tutta Milano, a vincere un po' una classifica che fa poco notizia, che è quella della ricerca del bene. Quindi buon lavoro a tutti. Ecco, anch'io collego velocemente l'incontro di oggi a due momenti che abbiamo già vissuto. Uno è l'incontro con Stripoli, se vi ricordate, a novembre, e Stripoli, il suo nome è già circolato oggi, e lo rivedremo. L'altro incontro che abbiamo fatto, partendo sempre qui dalle Suore Benedettine, era stata la mostra sul Pallium. Questo per dirvi che, come adesso anche ci chiedeva l'assessore, il nostro tentativo è stato proprio in questi due anni di mettere in luce delle figure che hanno fatto della ricerca scientifica una ricerca di bene per l'umanità. E oggi, appunto, allora vi presentiamo Rastelli. Do la parola a Dario. Allora, buonasera a tutti, grazie a Anna e al Centro Pighi per l'invito. Abbiamo pensato così una breve introduzione, poi Davide presenterà la mostra e poi ci saranno alcune considerazioni per puntualizzare alcuni aspetti che a mio parere sono importanti della mostra. Allora, intanto, come mi ha presentato, faccio il chirurgo, anzi non l'hai detto, faccio il chirurgo, faccio il chirurgo da 25 anni, mi sono formato per 25 anni presso l'ospedale di Niguarda, dove ho incontrato il mio mentore, il professor Pugliese, che molti di voi conoscete perché è della zona, e con lui e con altri amici ho condiviso l'esperienza di una prestigiosa scuola di chirurgia e i cui allievi oggi operano un po' in molti ospedali della Lombardia. Attualmente io lavoro, dirigo il reparto di chirurgia da 10 anni ad Esio. Due parole solo per presentarmi. Oggi presentiamo la mostra di Rastelli, cardiochirurgo di Parma, morto a 37 anni mentre lavorava alla Mayo Clinic di Rochester, uno degli ospedali più prestigiosi e più grandi dell'America. Rastelli è stato per noi una scoperta fatta da alcuni studenti universitari della facoltà di medicina. Rastelli è stato un uomo dalla grande fede silenziosa ma operante, sia dal punto di vista professionale che umano. Negli anni 60 ha inventato delle procedure cardiochirurgiche pediatriche che ancora oggi vengono praticate e chiamate col suo nome. Al Bambin Gesù di Roma vengono praticate 600 interventi con questa tecnica ogni anno. Inoltre è in corso la sua causa di beatificazione, avviata per il diffuso riconoscimento del suo comportamento umano al di fuori del comune. Prima di lasciare la parola a Davide, desidererei raccontarvi come ho incontrato la figura di Rastelli
e soprattutto perché mi sembra contemporanea la sua testimonianza, soprattutto nel contesto in cui ci troviamo oggi. L'anno scorso avevo deciso di organizzare un congresso di chirurgia sulla chirurgia colorettale, è un po' un aspetto tra i più importanti della mia attività, invitando due grandi chirurghi della Mayo Clinic, David Larson, chirurgo colorettale, e un amico che è ginecologo-oncologo che si chiama Andrea Mariani. Grazie alla sua amicizia, uno dei miei più brillanti collaboratori aveva svolto un periodo di formazioni qualche mese prima, e da lì nasceva il desiderio, vedendo cose nuove, di confrontarsi direttamente, incontrandoci in un congresso. Qualche mese prima del congresso discutevamo con David e Andrea su come impostarlo, quando loro mi hanno posto una condizione per accettare l'invito e venire e fare il lungo percorso da Rochester a Monza. Una final session, quindi alla fine del congresso, per parlare della professione del chirurgo come vocazione, confrontando le nostre esperienze dopo tanti anni di lavoro. Mi è sembrata una sfida e l'ho accettato, anche perché questo argomento mi sta molto a cuore come spunto di riflessione sia per me che quotidianamente per i miei collaboratori. Non vi nascondo però alla proposta la paura nel proporre questo argomento nell'aula Pogliani dell'ospedale di Monza, inaugurata il mese prima, primo congresso che veniva organizzato lì, davanti a 200 chirurghi che potevano pensare in tanti modi diversi, struttura di polo universitario monzese. Casualmente, qualche giorno dopo questo incontro, questa call conference che abbiamo fatto, mi è capitato di assistere alla presentazione della mostra su Giancarlo Rastelli durante una riunione di Medicina e Persona, un'associazione nata per vivere fino in fondo le professioni mediche e sanitarie. Chi presentava era Giovanni, uno studente bolognese di medicina, che l'ha ideata e realizzata insieme ad altri compagni di studio. Non vi nascondo il tuffo al cuore che ho provato nell'ascoltarlo e nel seguire la storia di Rastelli. Mi si è riaccesa dentro la scintilla da cui è nata tanti anni fa la mia vocazione lavorativa. Ho rivissuto le domande che nascevano in me dai primi contatti con il mondo della medicina, nel desiderio di apprendere e mettermi al servizio degli altri. Ho visto una bellezza nell'impegno degli studenti e nella storia di Rastelli che ho subito desiderato far conoscere la mostra ad altri e offrirla come introduzione a questa final session del nostro congresso. Il giorno del congresso, dopo la parte tecnica molto interessante, io e i miei collaboratori abbiamo fatto un'esperienza veramente molto, molto bella. La sala congressuale era inaspettatamente stracolma di studenti di medicina e di professionisti trasversali nel mondo della sanità. E sia Andrea Mariani che David Larson hanno raccontato le loro storie umane e professionali, facendo cogliere a chi li ascoltava come vita e professione sono un tutt'uno in cui si gioca fino in fondo il senso del nostro esistere. La mostra poi ha preso il suo corso inarrestabile, perché è stata poi presentata al meeting di Rimini, dove più di 10.000 persone l'hanno osservata. C'è stato un gruppo, ma poi ne parlerà Davide, che sono andati alla Mayo Clinic e hanno fatto tutto un lavoro aggiuntivo alla mostra, alla vita di Rastelli. A febbraio un collega ginecologo primario a Bergamo ha organizzato un altro incontro nazionale di chirurgia ginecologica, invitando chirurghi americani, e anche lì ci sarà una sessione finale dove verrà presentata la mostra di Rastelli e si riporrà le stesse domande, perché sono appunto le domande che tutti i giorni noi medici affrontiamo, e tutti. Però vorrei anche chiarire perché è contemporanea questa mostra, soprattutto
perché molti non sanno, forse non tutti sono medici, il contesto che ci circonda. McCann Health Italy, che è un'agenzia internazionale, ha recentemente presentato i risultati di uno studio dal titolo Truth About Doctors, cioè sul ruolo del medico oggi, riportando che il fascino della professione è ancora il primo moment per cui uno sceglie di fare medicina. Il 90% dei medici dice appunto che il providing care, cioè il prendersi cura del paziente, è ancora il punto di partenza per tutti, però ci sono delle criticità sempre più significative, e le più importanti che individua sono la paura di azioni legali, il peso eccessivo della burocrazia, un rapporto sempre più conflittuale tra chi opera in sanità e chi la dirige, come se si parlassero due lingue differenti e che poco perseguono gli stessi scopi. A tutto questo va aggiunto, sto dicendo queste cose per contestualizzare quanto quello che vedrete oggi è una risposta concreta a chi lavora in sanità. A tutto questo appunto va aggiunto la riduzione del ricambio medico, con la conseguenza di turni e volumi di lavoro al limite dell'insostenibile, soprattutto per certe specialità. E questo poi evidentemente porta anche all'uscita anticipata dal lavoro pubblica di molti validi professionisti il prima possibile. Però c'è una cosa ancora più preoccupante, che è il calo delle vocazioni chirurgiche. Solo un semplice dato: ogni anno c'è la domanda per entrare in scuole specialità, ci sono circa 10.000 domande e 6.000 borse di studio. Quest'anno a luglio, nella scelta della specialità, solo 85 medici hanno posto la scelta della chirurgia generale come prima scelta. Contestualmente, altre specialità meno gravose, come la dermatologia, la chirurgia plastica, l'oculistica, vengono subito esauriti. Quindi c'è un altro aspetto, forse più importante dei tre che sopra ho citato. Cosa ha bisogno un uomo per curare altri uomini? Per dedicare la vita ad altri, dove la parola gratuità costituisce uno dei motori dell'azione medica, forse il più importante. Perché in un ospedale che ha tutto come la Mayo Clinic, circa il 20% dei medici cade annualmente nel burnout, che è una forma di depressione, per cui uno a un certo punto non riesce più a guardare in faccia e stare davanti alla malattia? Ogni medico mensilmente lì deve rispondere a un questionario che ha lo scopo di intercettare il prima possibile i sintomi del burnout e porre rimedio, ovviamente farmacologicamente. Quindi rivedere e risentire qualcuno per cui il nostro lavoro è così affascinante e appassionante da rendere la vita unita e piena di significato è un'opportunità che io non mi sono lasciato sfuggire e che la proponiamo a tutti voi, anche se svolgete lavori e compiti differenti da quelli del medico. Ecco, adesso io lascerei la parola a Davide. Grazie. Buonasera a tutti. E la mostra per cui ci troviamo questa sera qui nasce, come è stato detto, da un gruppo di studenti dell'Università di Bologna che ha conosciuto Giancarlo Rastelli in modi diversi. In particolare sono due studenti, uno di questi durante il tirocinio di cardiochirurgia pediatrica sentiva il nome Rastelli, appunto della procedura Rastelli a cui prima si è accennato, e l'altro invece, l'altro ragazzo, su consiglio del professor Strippoli, che appunto abbiamo capito che conoscete bene perché è venuto già qui, lui appunto studia, fa della ricerca sulla sindrome di Down, sindrome in cui sono molto presenti le cardiopatie congenite, e appunto ha consigliato a questo studente di leggere un libro. Ecco qua, questi sono i ragazzi.
Si vede? Le slide si vedono. L'impatto con una vita particolarmente affascinante come medico e come uomo ha fatto sì che sorgesse il desiderio in questi ragazzi che non rimanesse solo per loro questa scoperta. Ne è nata così una mostra, quella qui presente, che attualmente è già girata in parecchi ospedali in Italia e in parecchie università. E ne è nato anche un libro, che è il catalogo di questa mostra, a cui accennerò brevemente alla fine. E lo scopo di tutto questo è di presentare appunto a tutti le opere di Gian. Io ho incontrato questo gruppo di studenti un anno fa, proprio nell'occasione in cui si diceva prima, in cui la mostra è venuta all'ospedale San Gerardo di Monza, e ne sono rimasto fondamentalmente contagiato. E da questo fascino iniziale è nata così un'amicizia e un cammino insieme a questi ragazzi, per cui oggi mi ritrovo qui, nonostante un iniziale timore a questo invito, grato per essermi rimesso di fronte alla vita di Giancarlo e desideroso di offrirla anche a voi. La vita di Gian è un po' questa: nasce nel giugno del 33 a Pescara da Vito Rastelli e Luisa Bianchi. Vito è un giornalista, per cui nei primi anni dell'infanzia di Gian gireranno molte città, finché dal 45 si stabiliscono a Parma insieme anche alla sorella minore di Gian, Rosangela. Arrivati a Parma, Gian frequenterà il liceo classico Romagnosi e nel 51 si iscrive alla facoltà di medicina e chirurgia a Parma. Un episodio che mostra già fin da quando Gian è piccolo il suo desiderio di diventare medico, lo racconta sua sorella Rosangela. Rosangela aveva una sola bambola che Gian amava sezionare a livello della testa e del torace alla ricerca del cuore e del cervello, giustificandosi dicendo: tanto sono un chirurgo, poi te la metto a posto meglio di prima. Durante gli anni dell'università Gian si appassiona molto allo studio. I suoi compagni, che i ragazzi di Bologna sono riusciti a intervistare, che sono ancora viventi, lo descrivono tutti come un grande innamorato della medicina, e già dagli anni dell'università si appassiona della ricerca. In particolare, durante il quarto e il quinto anno pubblicherà insieme all'amico Vincenzo Ferioli uno studio sulla tossicità epatica dell'aureomicina. Si laurea nel 57 con 110 lode e inizierà poi a lavorare presso la clinica chirurgica prima di Parma, guidata dal professor Bobbio. Sarà un periodo di intenso studio e di pubblicazioni che gli varranno la borsa studio della NATO, con la quale potrà scegliere diverse destinazioni. Tra queste vi è la possibilità di andare alla Mayo Clinic di Rochester, Minnesota, che potremmo definire la Corte Suprema della Salute. E inoltre, appunto, Gian nel frattempo aveva un po' scelto la specialità, e appunto la cardiochirurgia, come il titolo della mostra dice. E è all'epoca, in quel momento, nell'anno in cui andrà in America, cioè nel 1961, alla Mayo Clinic c'erano due nomi che saranno importantissimi per la storia della cardiologia e della cardiochirurgia, vale a dire Jeremy Schwann, emodinamista, inventore del catetere che si usa tutt'oggi, il catetere di Schwann-Ganz, e John Kirklin. Gian va quindi alla Mayo Clinic nel 1961, ha 28 anni, e incontra una realtà tecnologicamente e umanamente molto differente da quella a cui era abituato in Italia. Racconta in una lettera che scrive alla famiglia dopo poco che è arrivato lì in America: l'organizzazione della clinica è sbalorditiva, i vari esami e le cartelle cliniche viaggiano da un ufficio all'altro su tappeti ruotanti, e fra i vari piani c'è un sistema di comunicazione composta pneumatica. Ma come dicevo, non incontra solo della tecnologia che non c'era in Italia,
ma incontra un ambiente umanamente che gli permetterà di fare un salto, diciamo. In una lettera che scrive l'amico Tiberio da Loia, dice, l'amico e collega Tiberio da Loia, dice: a Rochester Gian ha trovato l'ambiente ideale. Chiamava la Mayo Clinic la Walt Disney della medicina, ma lì non ha trovato solo i grandi mezzi. Ha trovato le persone che si sono fidate di lui, che gli hanno voluto bene. Questo clima gli ha permesso di spiccare il volo. Quindi siamo nel 1961 e Gian va lì con una fellowship di ricerca nell'ambito cardiovascolare e inizierà appunto a frequentare i laboratori di emodinamica del dottor Schwann. Rimarrà poi fondamentalmente fino a morte lì, che è nel 1970, e farà un po' tutti gli step della ricerca a quel livello, diventando prima research assistant e poi research associate. Il 1964, all'interno della sua storia, è un po' l'anno di svolta della vita di Gian. Nell'estate torna in Italia e sposa Anna Anghilieri, che aveva conosciuto 5 anni prima sulle piste da sci di Bormio. E torneranno, siamo nel settembre del 64, tornano dal viaggio di nozze dopo un mese che sono sposati. Gian farà degli esami rutinari che dovevano fare tutti i ricercatori alla Mayo Clinic e riceverà la diagnosi di linfoma di Hodgkin, male allora incurabile e che avrebbe condotto Gian a morte da lì a poco più di 5 anni. Sarà proprio in questa occasione che Gian deciderà di abbandonare la sala operatoria e dedicare tutte le sue energie, forze e tempo alla ricerca, in particolare nell'ambito della cardiologia pediatrica, delle cardiopatie congenite, ambito nel quale all'epoca esistevano pochissime cure. Nonostante la malattia, nel 1968 divenne responsabile della ricerca nell'ambito della cardiochirurgia al St. Mary Hospital di Rochester. Morirà il 2 febbraio del 1970. Analizzando la storia di Gian, colpisce molto il senso di responsabilità e amore verso il prossimo. In questo è stato cruciale l'incontro di Gian con padre Molin Mosè Pradel dei Gesuiti presso la chiesa di San Rocco a Parma, che appunto Gian già dagli anni del liceo frequenta. E insieme alle attività ricreative, anche i suoi amici ricordano che era molto bravo a giocare a ping pong. Questi sono dettagli, insomma, anche simpatici, ma che fanno capire che è una persona normalissima come tutti noi. Andavano in montagna con appunto quelli di San Rocco. D'estate andavano di solito 2 settimane in Trentino, ma Gian amava molto anche la montagna d'inverno. Eccolo qua che lo vediamo fare un salto con gli sci. Si vede, no? L'oratorio è sicuramente l'occasione per Gian di fare esperienza di che cosa sia la carità. In particolare frequenterà due opere. La prima è la casa di rieducazione di Via Lambruschini, dove appunto stavano dei ragazzi con problemi di giustizia piuttosto che senza famiglia, e quelli dell'oratorio di San Rocco che volevano, gli veniva affidato uno di questi ragazzi e passavano del tempo insieme. Gian in particolare poi aveva una Vespa e usava appunto portare in giro per la città di Parma il suo ragazzo, e il ragazzo che gli era affidato. E la seconda opera a cui partecipa Gian è la Associazione San Vincenzo, che c'è anche oggi, la visita alle famiglie bisognose. A questo proposito racconta un amico di Gian, Piero Doninelli: Gian arrivava perfino a privarsi di tutti i suoi risparmi per comprare qualcosa a chi aveva fame. Faceva questo con gioia, quasi scherzando, per togliere dall'imbarazzo chi riceveva l'offerta. Quasi volesse scusarsi. Io l'osservavo, non dicevo nulla, ma dentro di me sentivo una grande commozione e una grande gioia per essergli amico. La stessa attenzione
è presente anche verso gli amici e compagni di corso, come testimonia il rapporto con uno dei suoi più cari amici, Vincenzo Ferioli, che Gian lo descrive come un fratello. Vincenzo veniva da fuori Parma e spesso si fermava a studiare a casa Rastelli e ogni tanto, quando si interrompevano, quando facevano pausa dallo studio, amavano ascoltare insieme della musica classica, in particolare Vivaldi. E poi Gian chiedeva alla sorella Rosangela di preparare il tè per tutte e due, cose normalissime, no? Però appunto chiedeva anche magari di preparare i biscottini, una torta, eccetera, proprio per venire incontro a Vincenzo, che sapeva essere mantenuto negli studi dal parroco del suo paese. Si capisce allora da dove nasceva un po' il modo di stare con i pazienti di Gian, di avere cura di loro. In questo è particolarmente significativo questo scritto di Gian, che dice: anche se sai di avere pochi minuti per la visita all'ammalato, entra, siediti accanto a lui, sorridi, prendigli la mano, incontralo come fratello di un comune destino, non come un numero o un carcerato dell'ospedale. Incontralo in Cristo, l'ammalato è l'altro da servire. Lo mostrano anche chiaramente alcuni racconti di questi primi anni di attività medica. Tra questi due sono significativi. Il primo è quello con quella che Gian soprannomina la mia nonnetta, un'anziana signora affetta da una patologia polmonare cronica molto pesante, alla quale nessuno dava qualche chance, viene operata, ha un decorso operatorio molto complesso, Gian gli dedica il massimo delle cure, e mettendola anche in una camera singola proprio perché potesse avere il massimo delle cure. Dopo un decorso molto lungo e molto complesso, la nonnetta ce la fa e viene dimessa. Al momento della dimissione arriva dall'amministrazione dell'ospedale il conto per l'utilizzo della camera singola e viene dato giustamente al medico che si era preso cura, cioè a Rastelli. Il conto è estremamente salato. Gian lo guarda, non sa bene cosa fare, ci dorme sopra una notte, alla fine decide di nascondere la fattura e di pagare di tasca sua con i pochi soldi che aveva guadagnato fino a quel momento, dato che aveva appena iniziato a lavorare, aveva probabilmente fatto solo qualche sostituzione. E un altro episodio invece sempre di questi anni, siamo tra il 57 e il 61, è quello col signor Menapace, Armando Menapace, ufficiale dell'esercito, che aveva perso le gambe in un incidente con il suo trattore nei suoi campi, in modo tragico. Viene ricoverato presso la clinica chirurgica prima, incontra Gian lo cura, eccetera, e viene dimesso proprio il giorno prima di Capodanno. La sera di Capodanno viene dimesso, arriva a casa, ma non vuole più vivere. Rifiuta di mangiare, rifiuta la compagnia della moglie e dei figli e guarda fisso il muro. La sera di Capodanno, quindi il giorno dopo, Gian è a festeggiare con i suoi amici, possiamo immaginare una abbondante cena parmigiana, e inaspettatamente arriva la chiamata della moglie del signor Menapace, che chiede a Gian di venire a trovarla. Gian convince un po' tutti ad andare insieme a casa Menapace, arriva, entra lui da solo, gli altri aspettano fuori, al freddo, non si sa bene cosa si dicono, ma dopo un'ora il signor Armando Menapace fece aprire le porte di casa, fece entrare tutti, aprì le bottiglie di Lambrusco delle sue viti, fece affettare il curatello dei suoi maiali e riprese a vivere gioiosamente da quel giorno. Come Gian stava con i suoi pazienti è ben testimoniato anche da questa lettera che scrive all'amico Tiberio D'Aloia nel 1961, in cui dice: ho sempre pensato che la prima carità che l'ammalato deve avere dal medico è la carità della scienza, è la carità di essere curato come va. Senza di questo è inutile parlare delle altre carità.
Senza di questo si fa del paternalismo e del pietismo soltanto. La figura di Gian oggi è ricordata non solo per le sue doti umane, ma forse soprattutto per la genialità e delle sue scoperte, che nell'ambito delle cardiopatie congenite. Di queste sono due particolarmente quelle rilevanti, ma pensate che appunto Gian muore a 36 anni e in questa sua breve vita partecipa alla stesura di circa 50 lavori scientifici, di cui appunto due sono particolarmente importanti per la cardiologia. Il primo è pubblicato nel 1966 ed è la nuova classificazione del canale atrioventricolare unico, una cardiopatia congenita appunto, normalmente il cuore è diviso in quattro camere, due atri e due ventricoli che comunicano con una valvola atrioventricolare, una a destra e una a sinistra. In questa cardiopatia la valvola atrioventricolare è unica, facendo sì che di fatto ci sia della comunicazione tra il cuore di destra e il cuore di sinistra. All'epoca appunto la mortalità era estremamente elevata per questa cardiopatia, e Gian cosa fa? Davanti a questi pazienti che non sapevano come curare, lui analizza i pezzi istologici, i vetrini, di questi bambini morti. Ne analizza 52 e si accorge che questa cardiopatia si presenta fondamentalmente con tre pattern diversi, a seconda di come si lega, di come si legano questi lembi della valvola unica. Quindi descrive queste differenze anatomiche, e il pregio di questa classificazione, che tutt'oggi è quella utilizzata, è appunto che, avendo riconosciuto queste tre modalità di presentazione, per ogni modalità è stato identificato un percorso terapeutico migliore. Il risultato è che nel giro di pochi anni la mortalità di questa cardiopatia passa dal 60% al 5%. La seconda grande innovazione invece è l'operazione Rastelli, quella per cui uno dei due ragazzi di Bologna sentiva il nome Rastelli in ospedale. Questa operazione viene eseguita per la prima volta nel 68 e l'articolo è pubblicato nel 69, e è su un'altra cardiopatia congenita, ovvero la trasposizione dei grandi vasi. Non so se si vede. No, si vede. Praticamente l'aorta e l'arteria polmonare sono invertite, e in più c'era in questa cardiopatia si ha anche un difetto interventricolare, ovvero c'è comunicazione tra i due ventricoli. Anche questa è una cardiopatia con mortalità estremamente elevata, e per cui non esisteva una cura. All'epoca avevano già provato a riprodurre l'arteria polmonare mediante un condotto esterno, che come si vede nella parte di qua, non so se si capisce. Ma gli unici due pazienti che erano stati operati erano morti, e allora Gian cosa fa? Perfeziona questa idea dicendo: chiudiamo il difetto interventricolare di modo che non c'è comunicazione tra la parte destra e sinistra del cuore, creiamo questo condotto esterno, ma per far sì che funzioni bene c'è bisogno di mantenere le valvole semilunari, che sono appunto quelle che si vedono a metà del condotto, non so se si capisce dall'immagine, che si vedono delle valvoline. Questa idea, che appunto è un perfezionamento di un qualcosa anche di già pensato, ma ottimizzato, funziona molto bene, ed è tutt'oggi appunto l'operazione che viene fatta. Quello di Gian era proprio un vero e proprio impeto per la ricerca. Dirà in questa breve lettera, che scrive durante il periodo in cui è ammalato, che scrive ai familiari: non approfittare mai di ciò che sei, di ciò che hai avuto dalla vita, dei tuoi talenti, e non metterli in banca a fruttare pro te. Spendili per gli altri, per amore all'uomo, e non sederti mai pago delle tue conquiste. Far cessare la ricerca e far cessare la vita. La stessa dinamica si ripercuote
anche in come Gian si rivolgeva a questi piccoli pazienti. Questo è uno scritto di un amico e collega di Gian che descrive come faceva l'esame obiettivo. Dice: nelle visite che faceva ai piccoli pazienti dedicava molto tempo alla raccolta dell'anamnesi, alla storia di quel piccolo paziente e a tutto quello che i genitori gli spiegavano. Il tempo che dedicava all'auscultazione del cuore era il più lungo, quasi volesse scavare il percorso del sangue nel cuore. Non c'era l'ecografia, ma la sua logica e la sua speculazione erano preeminenti. Spiegava poi ai genitori, su un foglio bianco, che cosa aveva il bambino e come si sarebbe proceduto chirurgicamente. Dava sicurezza e speranza alla ricerca della condivisione terapeutica. Gian non rinunciò mai a tornare periodicamente in Italia, e proprio anche solo per sostare con la famiglia, e possiamo immaginarci appunto la fama di questo giovane cardiochirurgo, ricercatore parmense che lavora in America. E ovviamente i bambini con cardiopatie congenite c'erano anche in Italia, e in Italia non c'era una cura, per cui nei momenti in cui Gian tornava, grazie appunto agli amici, colleghi con cui aveva fatto medicina, c'era la possibilità di essere visitati da Gian, e ovviamente se c'era la possibilità di curarli, Gian li invitava a venire alla Mayo Clinic in America. Qua una lettera che scrive sempre a Tiberio D'Aloia. Il bambino ha 4 anni, è stato operato in Italia, ma purtroppo senza successo, perché ha un atrio ventricular canal partial type. Bisogna rioperarlo, bisogna portarlo qui, bisogna pensare di raccogliere i quattrini, perché sono poveri. Sarò lieto di contribuire con $1,000. Ecco appunto, Gian non voleva che i costi del viaggio, del soggiorno per la famiglia, perché appunto si tratta di pazienti per lo più, cioè sono bambini, quindi doveva venire tutta una famiglia, fare un viaggio estremamente costoso, soggiornare, costi molto elevati, ma già non voleva che i soldi fossero un ostacolo, appunto contribuendo per primo alle spese del viaggio, ospitando a casa sua le famiglie e contribuendo appunto facendo del fundraising, delle collette. E attraverso questo pellegrinaggio, diciamo, della speranza, sono passati circa 100 bambini italiani. Tutto ciò accadeva mentre Gian era logorato appunto dalla malattia. E forse è proprio il come Gian vive la sua malattia una degli aspetti che più colpisce della sua vita. L'amico e maestro John Kirklin, maestro cardiochirurgo di Gian, dirà infatti, proprio in occasione della morte di Gian: forse l'aspetto più impressionante della vita di quest'uomo fu la reazione alla sua malattia fatale. Lavorava con felicità, con vigore e con straordinari risultati, senza il minimo pensiero in apparenza che la sua vita avrebbe avuto una fine prematura. La serenità e fiducia con cui il dottor Rastelli affrontò la vita e la morte, letteralmente, è la più grande delle molte cose che mi ha insegnato. Il 2 febbraio 1970, poco prima dell'agonia finale, al suo capezzale c'era, oltre alla moglie, l'amico Umberto Squarcia, e proprio a questo amico dirà, proprio appena prima di iniziare l'agonia finale: il sole com'è bello. Muore il 2 febbraio, proprio ieri era l'anniversario, abbiamo notato, e alla Mayo Clinic. La storia di Gian, oltre a quella di essere un medico con dei tratti di genialità nel suo lavoro, colpisce più di tutto per l'esaltazione della normalità di tutti i giorni. Gian, in fin dei conti, è un medico, un ricercatore, anche abbiamo visto abbastanza brillante, un marito, un padre. Nel 66 nascerà la sua unica figlia, Antonella Rastelli, tutt'oggi vivente, che lavora anche lei negli Stati Uniti, e un uomo che ha affrontato la malattia e la morte.
aspetti in cui, a cui tutti, anche se in forme diverse, cioè, ci troviamo ad affrontare quotidianamente. La bellezza della sua vita ha fatto sì che tanti iniziassero a parlarne come un santo, tanto che nel 2003 ne è stata aperta la causa di beatificazione nella Chiesa Cattolica. Questa peculiare dimensione della santità, ovvero l'esaltazione della normalità di tutti i giorni, e secondo me è ben spiegata un po' da questo scritto di Don Giussani, che è rivolta nel 1990 a degli studenti universitari, in cui dice: in un'epoca come questa la Chiesa proclama santi dei laici normalissimamente tali, non più vescovi o matrone o suore, ma laici. Queste persone hanno vissuto come tu hai incominciato la giornata oggi, come tu sei arrivato fino a questa sera qui. Hanno vissuto momento per momento come lo viviamo noi. Nella vita non c'è niente di inutile, non c'è niente di estraneo, perché non c'è niente di estraneo al tuo destino, e perciò non c'è niente a cui non ci si possa affezionare. Per concludere, riporto l'inno a un pezzo dell'inno alla carità di San Paolo, come abbiamo sentito anche prima, passaggio molto caro a Gian, che usava ripetere anche durante gli anni di medicina mentre studiava, tra una ripetizione e l'altra, appunto come commosso da questa carità, e dice questo l'inno alla carità: se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Vivere essendo immerso nella profondità di queste parole ha fatto sì che in Gian scienza medica e amore per il paziente fossero aspetti inscindibili nel suo lavoro. Sapere senza saper amare è nulla, è meno di nulla. Io ho abbastanza finito. C'è un ultimo, c'è un'ultima cosa che volevo dire, che appunto, avendo la possibilità di vedere la mostra, vi annuncio che che esiste un catalogo della mostra, e ci tengo a dire che anche appunto perché l'avete conosciuto, e il ricavato della vendita del catalogo è totalmente devoluto alla ricerca condotta dal professor Strippoli, che appunto è un ricercatore dell'Università di Bologna che studia, cioè il titolo della sua ricerca è Progetto di ricerca sui meccanismi patogenetici della sindrome di Down, trisomia 21, per identificare nuove possibilità di cura per la disabilità intellettiva associata a questa forma di trisomia. Per cui niente, secondo me anche questa è una cosa molto bella di questa mostra. Grazie, grazie. Grazie tantissimo. Adesso, se volete, giù c'è la mostra e c'è anche la possibilità di prendere un pezzo di panettone, visto che oggi è San Biagio. Per chi vuole contribuire all'uscita è possibile lasciare qualcosa per il costo della mostra. E se qualcuno di voi vuole essere avvisato degli incontri che facciamo come Peggy, sempre all'uscita potete compilare il foglio. Grazie mille. No, intanto se non è tardi, ci stanno? La Madre Superiore prima, nella sua introduzione, ha messo un po' il dito forse nella provocazione che questa mostra
fa di più, che sta nel suo titolo. Il titolo è un titolo coraggioso e ambivalente e per nulla scontato, cioè che la prima carità al malato è la scienza. Proprio nella sua ambivalenza sta la forza di provocazione, ma anche la capacità di descrivere sinteticamente la figura di Rastelli e soprattutto mette a tema il mio lavoro. Ci si prende cura di un uomo malato per la mossa e solo per la mossa della carità. Questo è vero ed è all'origine della nostra idea di medicina, sia storicamente che individualmente. Ma è proprio andando incontro al bisogno concreto di salute di un uomo che nasce un'azione, il desiderio di un'azione altrettanto concreta, efficace, cioè capace di attrezzarsi per poter incidere anche sulla storia naturale della malattia, portando dove possibile la guarigione, ma non fuggendo anche di fronte alla sconfitta biologica. Se la scienza dunque non implica necessariamente la carità ha dimostrato storicamente di aver reclamato la necessità della scienza. Oggi si vive spesso questa schizofrenia. Carità e scienza continuano ad essere percepite come due cose che non c'entrano, antitetiche, a volte giustapposte, come se il massimo che ci possiamo aspettare sia un medico bravo e magari anche un po' buono. Invece la mostra lo fa vedere, perdendo la carità ne risente anche la scienza. Ecco, si sarebbe potuto forse scrivere molti altri titoli, Giancarlo un cardiochirurgo appassionato, Giancarlo un uomo appassionato della chirurgia. Però quello che emerge dalla figura di Rastelli è questo, un uomo che viveva tutto della sua vita con tutta la sua passione possibile senza lasciar fuori nulla, ma sicuramente senza lasciar fuori il lavoro della sua ricerca, ma soprattutto dei suoi malati per i quali il suo lavoro e la sua ricerca prendevano senso, cioè prendevano significato e prendevano direzione. E l'altro punto che mi preme sottolineare è che questa unità non è senza utilità, anzi, è proprio quella che permette nella sua figura la riuscita e la riuscita nella ricerca scientifica. A noi durante l'università ci dicono di stare, che è inutile coinvolgersi troppo con i pazienti, perché questo ti rende poco obiettivo. O meglio, non ci dicono che coinvolgendosi col paziente tu puoi forse raggiungere meglio la cura. E quindi è come se spesse volte pensiamo che mettendo a posto una proteina, aggiungendo qualcosa che non va, usare il bisturi, cambiare un po' di neuromediatori nella schizofrenia e il gioco è fatto. Ho aggiustato la macchina e ho restituito la salute. Per questo, secondo me, in questo panorama culturale che ho cercato di descrivere sinteticamente prima, è importante confrontarsi con figure come Giancarlo Rastelli, ma non guardare solo ai suoi risultati scientifici, ma al motivo e alla modalità con cui nella sua vita o nella loro vita queste persone hanno raggiunto certi risultati. E la mostra, come vedrete, è piena di testimonianze di questo. Ecco, una cosa che ha sottolineato molto Davide nella presentazione è che sottolinea anche Konstantinov, che è il consultant cardiochirurgo che nel 2005 scrive sul Journal Cardiothoracic Surgeons, di rivista internazionale di chirurgia cardiochirurgia toracica,
che dice che proprio dall'amicizia che lui viveva con i suoi collaboratori e la passione in tutto quello che nella sua vita c'era, gli permetteva di lavorare bene e di raggiungere risultati. Quindi è come articolo molto bello che è stato pubblicato appunto su una rivista scientifica, non su una rivista di lettura culturale. E quindi da un lato testimonia quello che ho detto, che riconduce proprio al suo essere caritatevole anche la spinta per la ricerca, e dall'altro sottolinea che l'amicizia fra i colleghi di studio, di lavoro, gioca tutto tondo, sia per lui un metodo possa generare nella sua vita lavorativa più efficienza e più efficacia nel lavoro. Ecco, qui non è che siamo tutti cardiochirurghi e non siamo neanche tutti medici, magari non tutti di noi nella propria vita farà delle scoperte per cui verrà citato su qualche rivista. Però sono certo che tutti abbiamo il desiderio che la nostra vita sia unita, sia feconda, sia soddisfacente. La parola soddisfacente, soddisfatto, deriva da satisfacere, significa saziare il desiderio del cuore. Ma quid animo satis? Che cosa basta davvero al cuore dell'uomo? Penso che proprio dal coraggio di porci questa domanda e dalla possibilità di incontrare una risposta che dipende tutta la nostra vita, e anche in questo la mostra ci dà un'indicazione che vedrete e che un po' Davide già prima ha dimostrato. Io quando ho conosciuto, mi hanno parlato di Rastelli, pensavo, mi hanno detto che era in corso la causa di beatificazione, pensavo di trovarmi di fronte a una persona buona, un po' a una immaginetta devota. Invece è scattato un incontro con una persona molto interessante, soprattutto per il mio lavoro. Ma la cosa bella, interessante, è che questa cosa è successa soprattutto ai ragazzi, agli studenti che hanno, o ai giovani medici che hanno fatto questa mostra, che hanno incontrato Rastelli. C'è una frase che mi ha molto colpito, che diceva che incontrando la sua figura è come se fosse la sua esperienza diventata la lente di ingrandimento con cui riguardavano la loro vita, il loro modo di studiare, di utilizzare il tempo e di stare insieme. E questo aspetto a me sembra molto importante, perché è come se va nel metodo che ci fa vedere Rastelli, che è quello che una compagnia appassionata di amici, che sono appunto questi studenti, si sono trovati insieme non solo per l'occasione di Rastelli, ma perché tutti avevano insieme la ricerca appassionata di quel quid che è capace di saziare l'animo dell'uomo, al punto che quando uno lo incontra diventa talmente interessante che gli vanno dietro. Questa è la storia di Giancarlo, di tanti altri, ed è la storia che ci portiamo a casa, io mi porto a casa, mi auguro che sia così anche per voi, la speranza che si possa introdurre nel mondo, con il nostro lavoro, con la nostra presenza, con la nostra passione, un'amicizia che sia capace di sfidare il male e la sofferenza. Niente, avevo altre cose da dire, ma grazie.